Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dishonored. Bene, vediamo cosa riusciamo a fare per finire in bellezza questa palla. Devo andare, salve a Valor che è qui. Lì, non ho capito. Salve signorine, piacere vedere. Allora, vediamo di entrare qua. Oh porca troia, ho fatto una figura di merda. Allora, prima di tutto cosa devo fare? Elimina. Devo eliminarti? Ma devo eliminarti proprio eliminarti? È qui! Addosso! Aiutatemi! Ragazzi, io sono un po' interdetto perché non volevo che finisse così. Ti serve aiuto! Ti sto provando a darti sta mano, cazzo, però. È un cazzo di casino, è andata proprio... Devo capire come farla, ragazzi, questa missione, perché non la voglio fare in un bagno di sangue. Qui vorrei capire come. Allora, o elimino tutti quanti per forza, nel senso di... faccio svenire. Perché quindi a un certo punto arrivano. Io questa posso solo ammazzarla, quindi non conviene. Ok, sto cercando di capire come fare, perché questi qui arrivano a un certo punto. Oh, che fatica. Certo che meno male che sono più agile, no? Perché insomma. Ok. Ecco, è qui, vai. E qua. Perfetto. Che c'è? Mi serve aiuto. No. Signorina, che palle però, eh. È una bella scassa marroni. Ah, pietà. No. E vabbè, speriamo che non vada a chiamare aiuto. Vediamo se c'è altra gente. Sono scappata. A posto. Va bene così. Qua proviamo. C'è ancora tanta gente. E lui si è girato. Ok. E va bene. Io lo metterei qua un attimo. Cerchiamo di prendere tutti. Allora, questo è quello. E adesso è rimasto uno di fuori. Speriamo che non ho fatto una cacata. Perché sennò mi arriva tutti quanti addosso. Ok. Ce n'è uno là. Adesso ci proviamo. Ad andarci. E qua come cazzo ci arrivo qua? Devo andarci per forza con una BT. Allora, proviamoci, se ho capito bene, perché io può darsi che abbia capito male. Sarebbe darle una bella lezione. Ne sarei felice, Milord. Volete che indossi il vestito bianco, il nero o il rosso? Fammi pensare. Waverly adora il nero. Ok. Calma, sto pensando. Allora, voglio vedere, perché voglio capire, scusate, lo so che sono una palla, avete ragione, ma insomma, a me piace capire le cose. Che c'è? Ok. Aiuto, vi prego. E non arriva nessuno. Ok. Posso parlarti? No. Tieni premuto. Vabbè. Così almeno siamo a posto e non chiede neanche aiuto. A posto. Signorina, l'ho aiutata. Si vede bene che l'ho aiutata, eh. E niente, cosa posso fare? Monete 50. Esploriamo un po'. Abbiamo fatto la missione. Beh, sono contento, dai. Quindi posso andare senza eccessivi problemi. Vediamo cosa dice l'obiettivo. Sparito. Vediamo un po'. Elimina Pendleton. Un attimo, per capirci. Oh, ma qui c'è qualcosa. Ok. È stato un piacere. Apostolo. Quindi non ho capito. Riportala. Ecco. Questa era dall'altra parte. Non ho niente. Allora c'è solo questa. Va bene.
Andiamo, proviamo, speriamo bene. Vediamo, intanto qui c'è un po' di roba, vabbè, questa roba da mangiare. E qui c'è gente di sotto. Sadavari, ok, io a sto punto provo, eh. Se poi va male, insomma, faccio quel che posso, eh. Più di così non penso. Qualcuno va in... Porca vacca! E niente, proprio ho fatto una cacata da panico. Vabbè, che ci devo fare? Purtroppo non l'ho fatto apposta. Va bene, signorina, faccio tutti i tiri un attimo. E siamo a posto. È stato un piacere. Saccheggia, saccheggia. E adesso aspettiamo, cioè nel senso, cerchiamo di capire dove cazzo sono questi. Sono di sotto. Che stanno arrivando. Eccoli qua. Ok, piano, eh. Intanto, il problema è che questi li vedono adesso. Quando ti guardi a me. Era quello il problema, che li vedono. Adesso che lo so, agisco in modo diverso. Allora, un attimo solo, eh. Dai, fai passare. So che sei nascosto da queste parti. Ok. Che qualcuno mi aiuti. Te hai rotto i marroni, te lo dico subito. Lo so che sei qui. E niente. È un bel problema riuscire a farcela. Allora, ci provo e poi vediamo. Dai, facciamo così. Te sei una scassa cazzo, perché insomma, io ti ho aiutato e parli anche. Dovresti stare zitta, scusate. A un certo punto non se lo chiede. Ok. Allora, a questo punto facciamo una cosa vagamente intelligente. Ci mettiamo un attimo di qua. Tu mi interessi che fai così. E vediamo se riusciamo in qualche modo a svicolare. Dove sono? Perché non li vedo? Perché non vengono più sopra? Porca vacca. Ok. Ok. Perfetto. Benissimo. Qui dovrebbe esserci qualcuno di ronda. Oh, porca vacca! Ma da dove viene tutta sta gente? So che sei qui intorno, feccia. Come fanno a essercene così tanti? Ok. Qualcuno. Vabbè, ci provo off camera, se no sto qui veramente 30 anni, scusatemi, a dopo. Ok, mi sono teletrasportato dal balcone al piano di sotto, così la almeno. La votazione era 43 a 41 a nostro sfavore. Ma le leggi dello Stile. Le leggi provvisorie del reggente. Esattamente quelle. Dicono che i... Cosa dobbiamo fare? Elimina Lord. Quindi se io facessi così... Ho diritto a 3 voti in più. Non nel mese del legname. Davvero? E tu come fai a sapere? Aiuto! Ok, questa è andata. Oh, mamma mia. Adesso vediamo se riesco a far zitta anche questa. Che se no, cazzo, rompo sempre i marroni. Mamma mia, è stato duro, ho dovuto fare un sacco di prove perché non riuscivo a capire come farla. Poi alla fine era semplice, bastava che andavo nel balcone dove eravamo prima e mi teletrasportavo di sotto. Quindi, insomma. Ok. Cos'altro devo fare? Incontra Emily alla barca, va benissimo. Quindi se io porto il cuore in mano qua non ho più niente, vero? Uscita, va bene. Quindi andiamo qua. E l'uscita è di qua. Vedete, ho fatto prima dal balcone, cioè insomma alla fine. Penso e credo che sia meglio. Mi spacco le cosce, cosa dite? Ci posso provare a spaccarmi le cosce? Ok, non mi sono fatto niente. Andiamo qua. Ottimo. E quindi andiamo così. Allora, l'uscita. Sono un po' teso, lo ammetto, perché insomma, uscita VIP. Sono un po' teso perché diciamo ce n'è stato facile. Però dai, insomma, un po' di stealth fa sempre comodo.
Vediamo un po'. Vabbè, possiamo andare anche così. Tanto c'è gente, però non dovevo vedermi. Come ho detto, ah, c'è la tipa top qui, insomma, sì. Uscita Vippo. Questo è il bagno. E quindi devo entrare qua per uscire là. È un po' casino, eh. Ok. Ce la sto facendo, eh. Ok, ce la stiamo facendo. Andiamo. Oh, è stato un piacere riuscire a farcela. Vai. Mamma mia. Ah, ma questa è l'uscita della Cencia, donna Cencia lì. Ma avete, pensa te, visto quell'uomo così affascinante dai bellissimi occhi scuri? Ah. Vorrei dirgli che sto facendo la mia parte. Sì, nonna Cencia fa la sua parte. Tesoro, che bello rivederti. Non morire, o la bambina potrebbe cadere nel fiume. Ah, mi sembra giusto, no? È una cosa ovvia. Insomma, chi è che non lo fa? Allora, vediamo un po' di andare qua. Ecco, un bel cazzo di casino. Allora, io devo andare là, ho capito. Devo andare là. Calma. Facciamoci notare. Ok, se no questi dopo fanno male, insomma, per dire. Fanno tanto male di solito. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Andiamo di qua. Quanto mancherà l'uscita? 112 metri, bene, neanche tanto. Però se io facessi così, col cuore in mano, dicessi salve signori, lei c'ha un osso da qualche parte, a 81 metri. A 81 metri c'è un osso. Adesso quante volte morirò per fare quest'osso? Tante, 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 vero? Molte, molte, molte. Figuriamoci se non c'era qualcuno qua. C'è sempre qualcuno, porca vacca. Ok, io devo ritornare ancora qua. Che non è bastato l'ultima volta. Cavacca. Qualcuno mi aiuti! Per la milizia! Cavacca. Voglio solo capire dov'è, dopo il carico. Dove cazzo è sto osso? Cavacca. Ma un male cane mi sta facendo. Dov'è sto osso? E devo andare di là? Vaffanculo, va. Cioè, non lo prenderò mai. Vabbè, amen. Faremo senza, insomma, non è che devo forza prendere tutto, eh. Allora, Emily. Di qua. Uscita Emily. Arriva signorina Emily là. Qui non c'è niente. Andiamo qua. Ci siamo quasi, eh. Devo solo capire come fare, arrivarci. Questo è un altro paio di maniche, eh. Cavacca. Ok. Quindi devo passare per forza di qua. Cioè, mi sembra una cacata. Voi cosa dite? Ah, di, può darsi. Vediamo un po'. È lì. Samuel ed Emily. Ok. Quindi possiamo farlo anche da qua. Non so, io chiedo, perché insomma mi perdo sempre. Ok. E niente, non riesco ad andarci. Andiamo di qua. Ok, ce l'ho fatta. E adesso di qua. Ok. Di qua, niente, non mi fa andare. Quindi c'è sicuramente un modo alternativo. Ecco, ok, di qua. Perfetto, poi di qua. Emily deve essere di qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, quindi se io facessi così, qui non c'è niente, ok. Qua la gente non c'è, perché io l'abbiamo fatta fuori tutta, però a meno che non si sia svegliata, cosa probabile. Ok. Perfettico, vai. Devo andare di qua. Ah, questo c'è il... È impossibile andarci, insomma, perché ci si fa male. Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, che fatica. Oddio. E quindi l'altra missione, questa facoltativa, quanto lontana è? Devo andare in un altro distretto, dai, non la faccio, dai, tanto non è che è obbligatorio farle tutte, eh. Ok. Siete pronti a salpare? Ovvio. Corvo, stasera devi aver fatto faville in città, non credo ai miei occhi.
Ho fatto due achievement, spettro e senza volto. Allora, nemici uccisi tre, perché quelli della quest, cadaveri o corpi tramortiti scoperti, perché li ho anche scoperti. Nessuna uccisione, fantasma, nessuna azione, vabbè. Ho trovato rune 4 su 5, ottimo, muleti 4 su 5, ottimo. E gli altri non ho trovato un cazzo, proprio su 2000 monete, beh, diciamo, una cosa giusta. Vabbè, dai, non mi lamento, non è che volessi fare il 100% del gioco, insomma. Così hai fatto il lavoro, Corvo? Non sono il tipo che sparla dei suoi superiori, ma se qualcuno meritava un destino del genere, quelli erano i Pendleton. Di quale lavoro state parlando? Cose da adulti, bambina. Vostra grazia. Perdono. E allora? Al Golden Cat ho sentito un sacco di cose da adulti. Oh. Devo concentrarmi per governare questa nave. Lady Emily, io sono Calista. Mi prenderò cura di te finché starai con noi. Molto piacere. Piacere mio. Vuoi vedere la tua stanza? Vediamola. Sì, certo. Puoi vedere tutto. E puoi andare ovunque nel Hound Pits. Bene. Mi piace questo posto. Corvo, io vado con Calista. Ci vediamo dopo. Ok. Non ti smentisci mai. Armato di una lama, hai cambiato per sempre il destino della città. Ora, con i gemelli fuori gioco, il nostro Lord Pendleton voterà al posto loro in Parlamento. In una notte, hai fatto più tu che molti in una vita intera. Devo parlarti, ma prima devi dar retta a Lord Pendleton. Ok. Lady Emily è stata salvata dalle ginfie del Lord Reggente e i gemelli Pendleton. Sono stati neutralizzati, ma che cosa bella gradita. E quindi dove devo andare? Mi scusi signore, fatemi vedere se ci posso trovare qualcos'altro. No, c'è solo Lord Pendleton, quindi dove devo andare? Vabbè, andiamo pure. Ok, tu mi fai qualcosa? Chiedimi qualsiasi equipaggiamento. Mi piacerebbe prendere un po' di frecce perché le ho finite. Cos'è questo? Rendizzatore? No. Dardo neutrale. Ok. Benissimo. Scusate, mi serviva. Allora, portata balestra, che non sarebbe male. Raggio di mina, che non le uso neanche. Spade non mi interessa. Occhio non lo uso mai. Capienza proiettili, capienza dardi, capienza granate, capienza mine. Dardi purtroppo non mi aumenta di quelli, mi aumentano gli altri. Vabbè, la portata della balestra mi interessa. E poi basta. Maschera non lo uso. Va bene, sono contento di tutto quello che ho fatto. Adesso andiamo da Lord Pendleton. Salve. Beh, se c'è io lo prendo, Facciamo così, magari c'è qualcosa che mi può essere utile, mi può tornare utile. Mi sono incastronato, ok. Signor Pendleton, salve. Corvo, la cospirazione dei lealisti ti ringrazia. Io non so se posso. I miei fratelli. Tu non hai ucciso l'imperatrice. È molto più realistico che ci fosse dietro il capospia di corte, ora Lord Reggente, aiutato dai suoi alleati più fedeli. Abbiamo speso molto denaro e ci siamo esposti per farti uscire di prigione. L'abbiamo fatto perché riteniamo che tu possa fare la differenza. Ah, Evlok ti sta cercando. Ah, proprio così. Grazie di tutto, tanti saluti, insomma. Vabbè, andiamo da sto stronzo qua, insomma. Qui. Allora, qui c'era effettivamente un posto che io vorrei capire solo... se ci sono già stato, cioè nel senso, no, non ci sono già stato, però vorrei sapere dov'era. Ok, ho capito tutto, stranamente direte. Ok, grazie. Allora, andiamo dal tipo topo, che è qui dentro. Le scorte di Alice. D'accordo, amico. Martin sa già la prossima mossa. Il diario di Campbell dice che la compagna del Lord Reggente ha posato per un ritratto di Sokolov, pittore e medico regio. Lui ci dirà il suo nome.
Sokolov passa circa metà della giornata sul ponte di Colduin, sopra il fiume. Purtroppo temo che dovrai partire subito, finché Sokolov si trova in quell'appartamento. Samuel ti porterà vicino al ponte. Devi cercare Sokolov. Portalo qui vivo. Ci serve per ideare la prossima mossa. Le tue imprese sono incredibili. Sei evaso da Coldridge. Hai tolto di mezzo l'alto sacerdote e salvato Emily. Questo vecchio soldato è orgoglioso di te. È tutto. Fantastico. Benissimo. Allora, se è orgoglioso mi fa tanto piacere che tu sia orgoglioso. Adesso che cazzo lo devo fare? Scusate, c'è un po' di roba. Forse è utile. Fatemi vedere se c'è altro. Dio sì e no, diciamo. Invece qua, come al solito, non c'è un cazzo. Va bene, andiamo via di qua. Grazie. Qualcuno? Audiolibri, la sto guardando perché non riesco a capire. Vabbè, intanto andiamo. Salve. Rotta per il ponte di Colduin. Sì. Dormiremo più tardi. Sì, mi guardi un po' strano, sai. Sali a bordo quando sei pronto. E sono pronto, sono. Ok. Che ne pensi, Corvo? Il ponte di Colduin. Anche se sei arrivato in città anni fa, hai vissuto nella Dunwall Tower con l'imperatrice, quindi forse non l'hai mai visitato prima. Ecco il nostro compito. Le vedi quelle luci sull'acqua? Esatto, ci faranno scoprire. Dovrai spegnerle prima che io passi a prenderti. Bene. Sokolov deve tornare sano e salvo. È intelligente. Forse persino più di Piero. Ha piegato al suo volere tutta Dunwall con la storia della filosofia naturale. Nuove pozioni, tecnologia, eccetera. A me sembra pericoloso. Chissà, sbaglierò. Ok, bene, dai, ti è stato chiesto di aprire. Ok, va bene, tanto cioè, non c'è un cazzo, non c'è. Eccoci. Raggiungimi vicino agli archi sotto gli alloggi di Sokolov quando sei pronto. Sempre che tu abbia già spento i proiettori. Ok, abbiamo una runa e una cosa d'osso. Va bene, io direi che possiamo salvare e salutarci qua. Come al solito vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie e di appunto di farmi sapere cosa ne pensate. E per il momento vi saluto da Shiva. Ciao ciao!